2 su 2, 6 punti, partiamo da questo dato di fatto. Sì, sì, sicuramente abbiamo fatto il pieno in queste due partite. C'è un po' di rammarico per oggi perché praticamente abbiamo mischiato da tre carte e alla fine rischiavamo pure di pareggiare perché abbiamo fatto tutto quanto noi. Ci vuole meno egoismo quando stai sotto porta, devi fare gol a prescindere se lo fai tu, lo fa il tuo compagno, ma bisogna fare gol. Anche perché la sofferenza, lo possiamo dire, che è ingiustificata nell'ultimo quarto d'ora? Lo so, però è ingiustificato, però il Latina ha fatto il suo, quindi è arrivata a fare il 2-1 e ci ha creduto fino alla fine. Poi è chiaro che se uno vede la partita, l'analizza completamente, non c'è stato mai nessun tipo di rischio da questo punto di vista. Blizzari credo che non abbia fatto nemmeno una parata, se non vado errato. Quindi, però noi dobbiamo fare gol perché bisogna essere cattivi, come lo siamo quando recuperiamo palla, come lo siamo a centrocampo, lo dobbiamo essere ancora di più quando abbiamo la palla gol. Perché la potevi chiudere tranquillamente nel primo tempo e magari poi giocare con meno apprensione. Se l'aspettava? Due partite e sei punti? Era questo l'inizio di campionato che voleva? Ah, erano due partite non facilissime, quindi anzi, assolutamente non facili, perché l'Avellino è una squadra di quelle che deve lottare per vincere. Il Latina era partita col piede giusto, aveva fatto una bella vittoria a Foggia e quindi tutti quanti ci aspettavamo una squadra agguerrita. Pescara oggi è stata veramente, ha giocato una grandissima partita da tutti i punti di vista. È evidente che però le partite poi le devi chiudere perché sennò poi rischi. Prima di dare la linea allo studio, qualche domanda flash. Intanto, come sta Ingrosso? Ma credo che Ingrosso, non so se per mercoledì ce la farà, sicuramente per la prossima. In settimana si è tornato a parlare della questione societaria, chiamiamola così, ma qual è la verità al momento? Ma io sinceramente, caro Enrico, non capisco qual è il problema di Pescara nel voler sapere a tutti i costi il problema societario. Curiosità. Curiosità si fanno al bar, si fanno da altre parti. Io sto lavorando per questa cosa, quando sarò pronto saprete tutto, tutti sapranno tutto. Ma quindi, è vero che quello con cui aveva parlato era pronto alla chiusura, poi è sfumato? Ma no, mi hanno ad una domanda precisa su Pellegrini, ho risposto dicendo che Pellegrini è andato a Catania, quindi probabilmente tra Catania e un'altra piazza, Catania l'ha ritenuta più importante. L'ultima, le hanno dato fastidio i cori dei tifosi alla fine perché non si erano sentiti né all'andata né alla gara prima di campionato né questa sera, solo adesso alla fine. No, non mi danno fastidio, sinceramente lo sapete, io li apprezzo per quello che fanno per la squadra, a me non me ne frega proprio nulla, non mi interessa dei cori contro di me, io devo rispondere solamente facendo il mio. D'altronde, se questo signore qui non ci fosse stato, probabilmente saremmo stati a fare una domenica a casa oggi. Studio, girerò io la domanda al presidente Sebastiani. Massimo. Allora, io chiamo in causa subito Fabio Ferraresi. No, io, presidente, rilasciandomi alla considerazione che ha appena fatto, volevo chiedere, in virtù anche magari di quello che è successo oggi, però se l'aspettava questo entusiasmo, magari ad inizio stagione, con una squadra nuova, un allenatore non magari di primo grado, di primo livello, comunque la piazza ha risposto presente, al di là poi di quello che sono le contestazioni, però credo che sia un buon viatico per fare un campionato importante insieme ai tifosi. Al di là delle contestazioni, diceva, di cui facevamo riferimento, Fabio Ferraresi, che la saluta da studio, se si aspettava questo entusiasmo inizio stagione, squadra nuova, mister nuovo, se lo aspettava, presidente? Ma se non c'è entusiasmo è inutile che si fanno certe cose, perché poi tutti quanti dicono il Pescara non è vostro, il Pescara è di Pescara. E allora, se di Pescara dimostrassero che la piazza è quella importante, come lo stanno facendo, e vedrete che poi questi ragazzi risponderanno sul campo. Perché senza entusiasmo non si va da nessuna parte. Quindi, al di là, quando dico che dei cori nei miei confronti non me ne può fregare di meno, per me è giusto che facciano il tifo per i ragazzi fino al 95esimo, che ci sia un buon feeling con la squadra, non deve esserci feeling con me. Domanda Grazie, flash, presidente, scusa, Sebastiani, Enrico, e complimenti. Domanda flash, anzi, un secondo, presidente, scusami, c'è una domanda flash. Sì, velocemente su Chiarella. Sì. Su Chiarella, vabbè, risoluzione del rapporto non si poteva fare diversamente, ma si dice che tornerà a fine stagione a Pescara. Chiede Massimo Profeta su Chiarella, risoluzione di contratto, però c'è un accordo che tornerà a Pescara a fine anno.
Ma sì, c'è un gentleman agreement che porterà la ragazza a ritornare da noi, d'altronde era un giocatore del Pescara, gli è stata data la possibilità di misurarsi in una piazza importante, anche se in una categoria inferiore, ma in una piazza importante, che vale tranquillamente questa categoria, perché a Catania ci sono 10.000 spettatori sugli spalti. Col sorriso l'ha detto, degli spettatori. Eh no, perché è una piazza importante, cioè le piazze importanti si vedono da questo, non si vedono dalle chiacchiere.